Palazzo Ducale Martina Franca, convegno questo pomeriggio organizzato da Lions Club Martina Franca e Crispiano e dall'Ateneo per il Lavoro, che ha sede a Martina Franca, un ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Puglia. Angela Genca, responsabile dell'Ateneo per il Lavoro, vi occupate di formazione. Sì, noi ci occupiamo in modo particolare di formazione, però in questo particolare convegno stiamo cercando di informare i commercialisti e gli imprenditori su quelle che sono le possibilità che in questo particolare momento, diciamo storico, dove si avverte una crisi ben conclamata, in questo convegno riusciremo a dare gli strumenti che determinano la possibilità di dare alle aziende gli strumenti giusti per poter innovarsi e per poter investire in formazione, in quanto, come ben sappiamo, la formazione è uno degli strumenti che permette di creare sviluppo, quindi di creare delle economie molto più importanti, e quindi ci teniamo ad essere presenti su questo territorio. Quindi le aziende hanno bisogno di essere informate e lo abbiamo fatto attraverso i commercialisti, in quanto questo convegno è accreditato dall'Ordine. Abbiamo la possibilità di informare i commercialisti, che sono il tramite primario con le aziende. Quando l'azienda, diciamo che il primo colloquio ce l'ha soltanto con il commercialista, quindi la persona di fiducia. Quindi attraverso questa informazione quindi cercheremo poi di avvicinare le aziende del nostro territorio. Chi dovrebbe avvicinarsi all'Ateneo per il Lavoro? In questa particolare circostanza possono avvicinarsi tutti, perché noi ci occupiamo di formazione non soltanto nel contesto aziendale, ma anche formazione legata ai disoccupati, formazione con avvisi pubblici, formazione privata e formazione aziendale, come dicevo prima. Ce ne sono tante misure che oggi permettono di investire in questo settore, perché ci sono molti bandi dove danno la possibilità di usufruire di finanziamenti e di agevolazioni a fondo perduto sia per la formazione che per investimenti nelle aziende. Tra i relatori c'è il dottor Massimo Favia, che ci parlerà di incentivi per le imprese. Ecco, è favorevole questo periodo per le imprese? Sì, decisamente sì. Ci troviamo di fronte a una legge di bilancio anche abbastanza variegata da questo punto di vista, sebbene in realtà molti degli incentivi erano già presenti dal 2015-2016, e notiamo come in realtà molti imprenditori solo quest'anno si stanno in qualche modo avvicinando. Nello stesso tempo anche la Regione Puglia quest'anno ha proposto e sta proponendo quindi alcuni contributi molto interessanti, e vediamo ad esempio come proprio la settimana scorsa la Camera di Commercio di Taranto ha proposto un altro incentivo su quale noi lavoriamo tantissimo, che è per l'appunto la 4.0. Incentivi e semplificazione del business, ne parla oggi anche il dottor Abate, che è un coach. Ecco, che cosa fa il coach in circostanze come questa, come quella del convegno di oggi? Allora, innanzitutto il coach è un facilitatore all'interno delle imprese, quindi parliamo di business coaching, è un facilitatore perché affianca l'imprenditore e il management nel sviluppare il potenziale all'interno dell'azienda. Oggi parliamo di semplificazione perché è un must ormai quello di semplificare i processi aziendali, semplificare quelle che sono le peculiarità dell'azienda, proprio perché c'è necessità di mappare innanzitutto quelle che sono le attività da poter poi sviluppare. Per cui semplificare, quindi ridurre piuttosto che aggiungere, ti dà la possibilità di porre il focus su quelle che sono le attività più importanti all'interno dell'azienda. E oggi parleremo proprio di questo, perché attraverso la semplificazione si può avere uno sviluppo dell'azienda e quindi delle prestazioni delle aziende sul mercato. Il dottor Alex Abate, tra l'altro, ha scritto anche un libro, Vivi da Leader, autore best seller.
Sì, con mia grande sorpresa sono un autore bestseller, Vivi da Leader è un libro, un manuale di coaching per aiutare le persone, i professionisti, gli imprenditori a massimizzare i propri risultati in ogni ambito, nella vita, nelle relazioni, nel business e nel benessere sia mentale che fisico. L'11 aprile del 2017 è stato pubblicato e con mia somma sorpresa sono 2 anni che è in cima a tutte le classifiche di Amazon come libro appunto più gettonato e quindi questa cosa mi rende particolarmente fiero. Tra i relatori di questo convegno c'è Angela Abrescia, ingegnere, che è arrivata in questo momento da Bari. Qual è l'argomento che tratterà? Il mio intervento si riferirà principalmente a quelli che sono gli strumenti messi oggi a disposizione dalla Commissione Europea, dalla Regione e dalle altre realtà nazionali per poter supportare la creazione di impresa o lo sviluppo di attività di ricerca. Rossella Dell'Erba, presidente dei Lions Club, Martina Franca, Crispiano. Hanno insomma lavorato parecchio per realizzare questo convegno con l'Ateneo per il Lavoro, con sede a Martina Franca. E siamo contenti di aver avuto anche i crediti formativi dall'Ordine dei commercialisti, dei periti agrari, per cui è insomma un convegno importante che fa luce sulla situazione economica odierna e sviluppi economici per le generazioni che si trovano in quest'era post-globalizzata. Ecco. I relatori hanno gli strumenti adatti per rispondere alle domande del pubblico e a esporre quella che è la situazione economica, come far fronte e come semplificare la burocrazia, le leggi che concernono le imprese. Il moderatore della serata, il dottor Marco Lavornara. Dipende dalla legge che è stata strutturata in un certo modo, oppure dipende dall'etica dell'imprenditore che utilizza questi fondi per fare altre cose? Quando esce un avviso pubblico, noi presentiamo un progetto, quindi arriva un altro mese e mezzo, poi aspettiamo la graduatoria, quindi passano altri 6 mesi, poi firmiamo l'atto unilaterale, quindi passano 8 mesi, poi iniziamo le attività e siamo già quasi un anno, svolgiamo le attività, quindi siamo 1 anno e mezzo, quindi quasi 2, e mettiamo una fattura e se si ricordano ci pagano dopo 2 anni e mezzo. In questo arco temporale l'idea imprenditoriale di 2 anni fa, e noi non sappiamo neanche se c'è l'azienda ancora, cioè noi abbiamo molti progetti approvati ma l'azienda ha chiuso. Si può fare profitto anche facendo impresa culturale. Quello che faccio nelle aziende, i miei clienti, con i miei clienti professionisti, è quello proprio di focalizzare l'attenzione sulle attività fondamentali. E quindi quello che faremo poi, più tardi, sarà proprio prendere consapevolezza di quelle che sono le vostre attività fondamentali e quindi eliminare tutto quanto il superfluo. Io oggi sono in realtà in rappresentanza di un'azienda che si chiama Naps Lab, tutti i miei soci sono qui oggi e vi voglio ringraziare veramente tutti perché siamo 4 terroni, siamo 4 ingegneri, 2 baresi e 2 tarantini, però siamo terroni perché in realtà vivevamo tutti all'estero, avevamo esperienze abbastanza importanti, c'è cioè, ad esempio Giuseppe che è un ricercatore, un ingegnere biomedico, è stato ricercatore all'Università di Tokyo, ha lavorato in Silicon Valley come business developer, io ho gestito una ONG in Grecia e ho gestito più di 100 progetti internazionali, Simone che ha lavorato in diversi cantieri importanti di grosse aziende oil and gas e poi c'è il piccolino, che è un piccolino perché ha 30 anni però è fuori classe, quindi è un ingegnere gestionale, si è unito al gruppo. È stata una sfida quella di ritornare perché volevamo tornare a tutti i costi, volevamo aiutare a sviluppare il nostro territorio, siamo terroni nell'animo.